L'artista esistenzialista, buonasera a tutti. Sanguine di soppiatto, l'anima educanda, quest'etere con gestizia non profuma più di mughetto e lavanda. È un aforisma che io ho buttato giù da qualche minuto e fondamentalmente è un po' la rappresentazione di tutto ciò che l'anima educanda, l'anima delle brave persone, un po' il buonismo, quello che tendenzialmente aiuta poco, le brave persone, gli stati sofferenziali delle brave persone, fondamentalmente. E quindi sanguina, sanguina copiosamente, sanguina di soppiatto, sanguina molto molto repentinamente, celermente, velocemente, ogni qualvolta viene degli stati sofferenziali, perché magari veniamo maltrattati, offesi, giudicati, ci viene puntato ingiustamente il dito contro. E quindi l'etere congestito, tutto quello che sta attorno a noi, tendenzialmente non profuma più, ahimè, di mughetto e lavanda. Non ci sono più l'educazione una volta, i proponimenti una volta, quindi un po' in tutti i contesti possibili e immaginabili, sui luoghi di lavoro, in famiglia, a livello sociale, nei rapporti anche di coppia se vogliamo, fondamentalmente un tutto un continuo tira e molla che, ahimè, porta a ben poco, considerando che, ripeto, essere troppo buonisti non porta a nulla. Questo su una digital art, una digitalizzazione, se non sbaglio, una ragazza che ha degli stati sofferenziali copiosi perché fondamentalmente ha le ginocchia immerse, scusatemi, in una bella vasca che non è, per certi versi, acqua cristallina. Ci sono tanti sanguinamenti copiosi. L'artista esistenziale si può aggiungere.